Ciao a tutti ragazzi, per chi volesse sostenere il canale lo può fare gratis iscrivendosi ed attivando la campanellina. Mi raccomando, iscrizione gratis per chi lo vuole sostenere il canale ed attivate la campanellina perché tornano le live. Siamo tra i tre canali più seguiti in live con Bergomi, Passione Inter e quando le fa Mastrangelo, ma di gran lunga grazie a voi. Comunque, a parte questo, ieri sera ho visto la partita Milan-Napoli. Milan è una squadra che dipende molto dalla vena di Leao e di Pulisic. E se non sono in giornata e si trovano davanti, come dicevo con Michele, che saluto, ciao Michele, si trovano davanti quelli del Milan con quei due che non sono in vena, dall'altro non c'erano nemmeno dall'inizio, e affrontano una squadra con un baricentro basso e sa difendere e che parte in contropiede, il Milan va in difficoltà. Anche se sono tutti 11 titolari, io penso che se Napoli ieri avesse avuto un attaccante di livello al posto di Lukaku avrebbe fatto 3-4 gol sì, senza alcun problema. Napoli l'ho visto pressare con la linea dei 4 uomo su uomo, e per fare quel lavoro lì devi correre, devi avere forza nelle gambe. Di avere la gamba forte, Parrucca gioca una volta a settimana, è uno che specula sull'avversario, quindi non produce un gioco che ti prosciuga. Quindi giocando una volta, c'ha pochi infortuni in Napoli, grazie, gioca una volta a settimana, specula sugli errori dell'avversario, non ha un gioco logorante e capisci che diventa un mix perfetto. E Parrucca così diventa la lepre. Che Parrucca oggi è in fuga. Parliamoci chiaro, Dio ha ragioni. Parrucca in fuga oggi. È anche vero che dopo la Juve il Napoli trova la prima squadra, se diciamo così, in seria, trova la prima squadra di tutto rispetto, ma la trova decimata senza sei titolari. Quindi serve anche culo nel calcio, ragazzi. E Parrucca ce l'ha il culo, fidati. Parrucca ne ha da vendere di culo. Occhio a Parrucca e scappa, che poi ci crede. Capito? Dura un anno, poi i giocatori dopo non lo vogliono più vedere, ma quell'anno lui ti prosciuga mentalmente, fisicamente ti fa rendere il 500%. Occhio, occhio, la partita di stasera contro l'Empoli, scontato dirlo, perché l'Empoli ha fatto girare le scatole a Napoli, alla Juventus. Hanno dei giocatori brevilini, scattanti, che a noi possono metterci in difficoltà. Ho visto la formazione, come dicevo con Michele stamattina, insomma, qualche brivido sulla schiena mi è percorso. Detto Darmian, Via Dumfries, Bissek, De Vrij, Martinez in porta, sembra che giochi Martinez. Con Bissek, Darmian deve fare una cosa sola. Darmian deve fare la partita perfetta come ha fatto contro il City, per coprire le spalle a Bissek, che è tutto all'infuori di un marcatore. E penso che ormai si sia visto anche lì, quest'estate, dopo le amichevoli, era stato eletto come il nuovo Beckenbauer. Io dicevo, ragazzi, calma, calcio d'agosto, calma, perché quello è un calcio che non conta. Bissek in marcatura non va bene, lo vedo molto meglio nella fase propositiva sulla fascia. Io lo vedo un esterno, non lo vedo assolutamente un marcatore. Purtroppo il campo parla chiaro, sta dicendo questo. Quindi una partita difficile che loro corrono, poi chi incontra, quando una squadra come l'Empoli incontra una squadra come l'Inter, le motivazioni sono a mille, hanno gamba, corrono, sono giovani, di cosa ragioni? Quindi occhio, partita fondamentale perché, te lo ripeto, Parrucca sta provando a fare la lepre, noi non c'è altro risultato, bisogna vincere. Poi Inzaghi, fai una cosa, già a quanto pare hai messo una formazione abbastanza così, non ti dico contestabile, ma hai messo Darmian, Bissek, dai, cambi Pere che non è connesso alla difesa, insomma è un po' rischioso, ma abbiamo i giocatori per vincere la partita, mi raccomando, cambia sul 2-3-0 però, poi sul 2-3-0 metti qualche altra riserva, oppure se serve metti i titolari, Inzaghi, perché questa è una partita
che cioè il pareggio è una sconfitta altisonante, serve solo ed esclusivamente la vittoria, perché te lo ripeto, Parrucca non me l'aspettavo che scappasse così. Parrucca più culo che anima, come si dice in Toscana, perché è primo grazie al, anche se ieri Napoli ha giocato bene, devo dire la verità, ma fino alla partita di ieri Parrucca Napoli è primo perché ha avuto un calendario facile e molti errori arbitrali gli sono andati a favore. Quindi voglio dire, di cosa ragioniamo? Novembre è un mese bello tosto, lo c'hanno Atalanta, c'hanno l'Inter, vediamo quanti punti fanno, ma noi dobbiamo andare a Empoli e vincere. Ci becchiamo dopo. Ciao Inter.